Dunque, ringrazio ovviamente Sante Cecchi per le sue parole, non a caso interrotte perché stava esagerando, spiegherò anche in che senso, ma ovviamente ringrazio voi che siete presenti davvero in maniera incredibilmente numerosa. Vorrei subito spiegare che questo libro è certamente corposo, non è frutto di una presunzione, cioè la presunzione di voler interessare a tutti i costi, immaginare che il lettore potenziale sia certamente interessato a ogni pagina scritta. No, l'approccio è stato diverso, l'approccio è stato addirittura autoterapeutico, nel senso che la scelta di scrivere questo libro è nata da una profonda amarezza, che ora spiegherò, che mi ha spinto a questa decisione, scrivere per raccontare ciò che la magistratura, per la parte che a me risulta, per il pezzo di storia che io ho vissuto direttamente, ciò che la magistratura ha passato, nel bene, nel male, con personaggi splendidi, anche tante tragedie, e anche con delle cadute di deontologia, di capacità, perché vorrei essere subito chiaro, non appartengo a coloro che affermano, pensano che la magistratura sia un corpo perfetto, privo di errori, privo di lacune, privo di ombre, lo dico subito. Spieghiamo allora perché questa amarezza e poi il contenuto del libro che passa attraverso gli argomenti che sono stati già oggetto della introduzione. L'amarezza nasce esattamente da questo caso di Abu Omar, dunque parliamo subito del terrorismo islamico, però con una precisazione che faccio subito, cortesemente non chiamiamolo terrorismo islamico, perché l'Islam non è affatto una religione fondata sulla violenza, sul terrorismo. Ogni religione presuppone la lotta per l'affermazione del nucleo di principi su cui si fonda, i fedeli dovrebbero battersi, e quindi anche l'Islam, ma non abbiamo mai chiamato terrorismo cattolico quello dell'ira, l'abbiamo chiamato il terrorismo dell'ira, eppure era certamente di matrice cattolica in senso proprio, nel senso che cioè alcune religioni sono interpretate in modo estremistico e quindi una deviazione dai principi su cui si fondano può portare anche alla violenza e alle pratiche illegali, ed è per questo che o lo chiamiamo terrorismo internazionale come i codici, le convenzioni affermano, o lo chiamiamo terrorismo cosiddetto islamico, proprio per alludere ad una interpretazione estremistica e non ortodossa dei principi religiosi dell'Islam. Dicevo che questo caso Abu Omar si colloca nel 2003. In che cosa consiste? Nel 2003 un egiziano imam nelle moschee milanesi, Abu Omar si chiamava appunto, era soggetto ad indagini. La polizia italiana lo intercettava, lo pedinava, perché per varie ragioni che non vi sto a dire era ritenuto membro di un'organizzazione terroristica. Ad un certo punto, mentre le indagini vanno avanti e bene, avviene che Abu Omar viene sequestrato mentre sta andando ad una moschea. Se ne perdono le tracce, però attraverso le intercettazioni sappiamo dell'allarme che la moglie getta, perché chiede a destra e a sinistra che fine ha fatto il marito, se qualcuno lo ha visto. La moglie farà una denuncia della scomparsa del marito. Qualche tempo dopo, circa un anno dopo, poiché l'intercettazione ha continuato a funzionare sull'utenza di casa Abu Omar, sarà intercettata la voce di quest'uomo che è stato rilasciato in Egitto per un breve periodo e racconta alla moglie di essere stato sequestrato vicino alla moschea, portato in aereo al Cairo, torturato. Queste circostanze però erano in qualche modo già venute fuori durante le indagini, prima ancora che questa telefonata venisse intercettata. Tra l'altro, a causa di questa telefonata, che in Egitto evidentemente hanno avuto modo di conoscere, Abu Omar veniva riarrestato, rimesso in carcere e ancora torturato. Così era emerso praticamente. Era emerso, grazie a delle indagini capillari e fantastiche della polizia di Milano, della Digos, dico subito, anche qui mi ripeto, nelle tante volte in cui mi capita di parlare della capacità delle nostre forze di polizia, che noi abbiamo la migliore polizia giudiziaria del mondo, sappiatelo.